Il gruppo dei giovani impressionisti, partendo da principi naturalistici e dal realismo, andò decisamente oltre, sostituendo alla resa dettagliata e precisa della realtà un'impressione mobile e palpitante del fenomeno visibile, cogliendo le istantanee condizioni di colore, di forma e soprattutto di luce in un mutevole momento. Furono denominati impressionisti in maniera dispregiativa dal titolo di un quadro di Claude Monet, Impression Soleil Levant. Il caposcuola è Édouard Manet, anche se si terrà sempre a una certa distanza dal gruppo. Claude Monet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Frédéric Basile, Alfred Sisley, Berthe Morisot e il più anziano del gruppo, Camille Pissarro, sono i principali esponenti del gruppo. A questi primi impressionisti molti altri si unirono: James Tissot, John Singer Sargent, Mary Cassatt, Martin London Hyde e Gustave Caillebotte. Questo movimento artistico si sviluppò nella seconda metà dell'Ottocento. L'incontro tra i giovani pittori che poi diventeranno impressionisti si verificò poco dopo il 1860. In particolare, la prima esposizione del gruppo impressionista avvenne il 15 aprile del 1874 nello studio del fotografo Nadar. L'impressionismo si sviluppò in Francia e più precisamente a Parigi, luogo di incontro di artisti, letterati e intellettuali. In particolare fu il Café Gerbois a ospitare regolarmente gli artisti impressionisti. Ovviamente però, al di là della sua nascita francese, questo nuovo modo di dipingere ebbe delle influenze in tutto il mondo. Questa trasformazione dello stile e del gusto iniziò nel contrasto alla tradizione classicistica e idealistica accademica, personificata dal pittore francese Jean-Dominique Ingres. Per un certo verso sembrerebbe che l'impressionismo sia nato per narrare il tempo libero, la spensieratezza, lontano dai drammi della vita. Quindi alle motivazioni ottiche, tecnologiche e percettive degli impressionisti si unì una volontà di raffigurazione della realtà semplice e quotidiana e degli scenari all'interno dei quali si svolse la vita pubblica e mondana della borghesia parigina. Se il video ti è piaciuto o l'hai trovato utile, lascia un like qui sotto o un commento e condividilo con i tuoi amici.